Manda qualcuno che ha più di 135.000 follower. E sempre questo qualcuno che manca ha più di 3 milioni di like. Più di 3 milioni di like. Ha scritto anche due canzoni. La prima la canta così a sorpresa. Però prima, video. Allontana la miseria, lui. Guarda che video tocco. Che amare a tutti e non più che mi risponde, tutto a mare venite chi era, imperi. E sono zenzero al lavone, cavaglia, la ignusa veramente. E mi tocca, vediamo se va via, aggiustare me, come per l'acqua, la ignusi. Io ragnoso, tu ragnoso, no io ragnoso. Prova a pigliare lo zappone, che io il zappone conosco benissimo. Quando piglio il zappone, dopo mi sapere, so che significa pigliare un zappone e travagliare la terra. A me mi dice ragnoso, so se la mattina che oggi è giovane, non volete fare niente. A se stanzalesimo e chiedete solo dei genitori. Un abbraccio dalla Sicilia e dalla Valle della Senza. Io ragnoso, tu ragnoso. In Sicilia si dice gaddina, cacamina, saretamba cavozzacchina. Dice chi è sto coso? Il miracolo di Gesù Cristo, effettivamente dalla bella nostra bella natura. Ecco, che se sono fino a chiedere, guarda che sono bella. Che se sono fino a chiedere? Se te erano, guarda che sono bella. E quando ne è campata, perché? Marale dalla favola, gaddina, cacamina, sarà campa cavozzacchina. Queste sono la natura, a gratis, che si mangia con succo, ora con ragù, con frutto e con l'uovo, sa che stanno un bide fino a chiedere, bellissime, dalla Sicilia, dalla Rata dello Zenzo, un bacione, buon pranzo. Vi imparo una tecnica per lavare il palito dai frigorini, tagliati e ammirati dalla Rata dello Zenzo. Dopo la scozzolatura si tagliano i paletti. La paletta, questi paletti che sono subirchi. Senza l'amore della rosa per imparare un altro trucco e trucchetto per quanto riguarda i fecodini. E vedete, stanno crescendo questo frutto selvatico che verrà spuzzolato, morale della favola, dalle 5 fino al 18 giugno, si può non. Che se spuzzola significa che si devono togliere. E dopo, dopo questa pianta, in tutte le piante ne vedete, cresceranno i bastardona quanto fecodine che veramente che il mondo sconosce. In allora di imparare le zenzere alla mano come si seminano i fave. I fave non si seminano come che capigliate 3-4 fave e ci mettete che camminano ogni 40 cm oppure ogni 20-30 cm. I fave, morale della fava, si seminano a fila indiana, 1, 2, 3, così. Così l'erba effettivamente un gesponda, dominzo, dopo avviene il regno. Effettivamente. Come non sta scritto, ma non hanno che travagliare per tutta la vita in campagna. È vero che mi impara tante cose, ma non è che ci possa pensare le penne questo cavolo. Non da con un cubo io questo cavolo me l'hai offresco. Scusa ma basta. Non si può trovare, per favore. Siamo da un picciotto, troppo cavolo. Voleva la volontà viva. Fece lavorata e basta. Facete schifo. Schifo veramente. Buongiorno a tutti, picciotti! Spirito del sollievo, spirito della speranza di una buona giornata, dal Re dello Zenzo, e spirito della salute. Non è vergogna di stare perita. Certe volte chi ha vergogna di stare perita, lo getta a fumicidio e fa più pericolo che come una bomba atomica che si può scappare dentro.
Meglio che ti rompere il costruzzo, in senso che quando è col rumore che si è il costruzzo pre-opera, diciamo che fa l'opera un bello serrato, non fa puzza, perché è un birito genuino, un birito veramente che tu lo butti con una buona digestione, una buona volontà, è una cosa naturale. Un birito a volo, con la salute. Un abbraccio a Rado Zenzo, che ha le mie fan. Non posso muovere, ma cosa fai con ti mando? Influencer? No! Influencer! Questa che vedete qua non è un moccaro. Questo è uno spicchio d'aglio messo dal naso che passa il mal di testa. Si mette lo spicchio, guarda, sospiri. Passa il mal di testa pure, con lo spicchio d'aglio. Picciotti si spalma il gel dalla palla della pecorinte per rinforzare il bulbo del capello. Una volta alla settimana io lo faccio e lo consiglio a tutti, che crescono i capelli e si rinforzano. Picciotti, tutti i misteri pure io fatto. Pasta di Villa Rosa che il mondo sconosce. Guardate, guardate a metà. Guardate, a mani nude, un pizzica, perché la pasta è ben ereditata. Guardate, guardate. A tutta pizzaiole, tutte pizzaiole siete, ma per morire dallo zenzero non c'è nessuno. Questo è il caffè di Sicchienza. Si prende il caffè così e lo mette così, al vulcano, guarda, così. Così, ce ne mette così e si vede come se fosse un vulcano. Faccelo, faccio, quindi accendete. E si mette. E si lascia, e si mette buono. Nel periodo 3-4 si mette sotto il tavolino, pure quando si mangia. Però evitare di metterlo a casa, va, che voglio dire, fuori, all'aperto, a casa.